Oggi parliamo della forma del negozio giuridico. Che cos'è la forma del negozio giuridico? È la veste esteriore del negozio giuridico, cioè come il negozio giuridico si manifesta all'esterno. La forma è considerata uno degli elementi essenziali del negozio giuridico, perché chiaramente se non si manifesta la propria volontà in qualche modo, non è possibile che gli altri capiscano che cosa vogliamo fare. In merito alla forma si fanno una serie di distinzioni, a volte contestate però in dottrina. Si distingue, per esempio, fra forma espressa e forma tacita. La forma espressa è quando un soggetto fa una dichiarazione in qualche modo, a voce, a gesti o in altri modi, per segnali potrebbe essere. La forma tacita invece è quando ha un comportamento incompatibile con una volontà diversa. Per esempio, il chiamato all'eredità, nel momento in cui vende i beni ereditari, vuol dire che ha accettato, anche se non ha fatto una dichiarazione in tal senso. Abbiamo ancora altre distinzioni da fare in merito alla forma. La più importante è quella forma ad substantiam e forma invece che non è prevista ad substantiam. Cioè che significa? In certi casi la legge vuole che si abbia una determinata forma affinché i negozi giuridici siano validi. Per esempio, i contratti che prevedono la compravendita di immobili devono essere fatti a piena di nullità per iscritto. Dove non è prevista questa forma ad substantiam vuol dire che la forma è libera. E quindi il principio fondamentale è quello della libertà della forma. Un'altra distinzione che dobbiamo fare è fra forma ad substantiam e forma ad probationem. Qua che cosa accade? Accade nella forma ad probationem che comunque una certa forma è richiesta, per esempio per il trasferimento di azienda è prevista la forma scritta. Però questa forma non condiziona la validità del negozio, ma condiziona semplicemente la possibilità di provarlo in sede processuale. Quindi se manca la forma ad probationem, il negozio è valido, ma se si vorrà provare che effettivamente è avvenuto, non si potrà fare altro che usare quella forma, a meno che non si ricorra a quel mezzo di prova processuale che si chiama giuramento.